Ben ritrovati amici di calciomercato.com, oggi per parlare di Adil Oshish, centrocampista classe 2002 che si è appena liberato dal Paris Saint-Germain a parametro zero, un grande talento, un centrocampista che ha colpi importanti nonostante sia davvero giovanissimo, 18enne. Ecco, Oshish ha scelto di liberarsi, di non firmare il rinnovo col Paris come ha fatto anche Kouassi, passato al Bayern Monaco. Ci sono due retroscena, riguardano due squadre italiane, perché oltre alla Fiorentina del presidente commisso, anche la Juventus aveva fatto un pensiero serio ad Oshish come investimento per il futuro, prendendolo a titolo definitivo, magari poi prestandolo. Il giocatore però ha scelto il Saint-Étienne, ha scelto di restare in Francia. Lo stesso discorso che ha fatto con la Juventus valeva per il Paris Saint-Germain: vuole essere protagonista, vuole giocare da titolare, vuole sentirsi al centro di un progetto, non essere semplicemente un giovane in rampa di lancio. Ecco perché, piuttosto che un top club, ha preferito uno step intermedio al Saint-Étienne. Quindi c'è anche un no da parte del giocatore, che ha fatto una scelta di percorso differente, Juventus e Fiorentina, che quindi salutano un obiettivo interessante per il futuro Adil Oshish.